ha piovuto tutta la notte, quindi vediamo che cosa, vedo che non, però non sta cadendo, perché dipende sempre da come piove, capito? Vediamo che cosa succede. Ieri mattina è uscito fuori l'impossibile, però stamattina è ok. E che dirvi? Non c'ho niente da dire, ho già detto tutto. Anzi, vado a comprare di nuovo questo bazooka da mettere, perché l'ho finito e mi bastava praticamente per due. Devo farmi la barba, caspita. Devo farmi la barba perché il tempo pa... Questa, c'è qualche puntino così, mi sembrava che... ma... E mi sembra che di là, sotto il... Insomma dai, oramai è inutile star lì e menarsela. Adesso il problema più grande sarà quello di prendere... le sospensioni, perché intanto questi ammortizzatori qui, queste sospensioni sono orribili, non vanno proprio, cioè sono dure, sono veramente, capito? E un altro utente che ha la stessa macchina ha il posteriore totalmente abbassato, è proprio, infatti le ha già cambiate perché era incredibilmente basso e quindi sono da cambiare, una spesa fuck it. Capito qual è il valore di comprare questa macchina? Cioè dargli 25.000 euro accessoriata, ma accessoriata di cosa? Che tutto il resto è quello da risistemare, dalle sospensioni, le balestre, il gear, queste sono le cose accessoriate, non quelle quattro minchiate, il portapacchi che mettono sopra, oppure le come si chiamano, le spranghe per camminare nella sabbia, ma dove vai se il gear non ce l'hai? Buongiorno, questo è il nuovo gruppo che è arrivato, non ho visto nessuno oggi, comunque it's ok, dai, va bene, mi inserisco nella WhatsApp e il gioco è fatto. Guarda, guarda che bella bambina, ma sono un po' piccole, dai, oh. Niente, ho preso questo gancio, guarda come sono ridotto. Cioè proprio rotto, totalmente panato, e quindi la macchina la porto lunedì a sistemare. E altre news? Ecco, niente, dicevo, è inutile star lì e menarsi. Quanti gradi siamo? 19-17 gradi, 17 gradi, e in effetti sono 3-4 giorni, 3 giorni che sta piovendo acqua. Sta piovendo abbastanza e noi la lasciamo venire. E cos'altro? È inutile pagare questi soldi per la Watts, no? Quando dopo te la vendono accessoriata, ma accessoriata di cosa? Che tanto ci sono tutte le altre cose da sistemare, tutti i gasket innanzitutto, cioè le guarnizioni. Le guarnizioni sono da cambiare innanzitutto, i cuscinetti delle gomme sono da cambiare, e quindi cuscinetti delle ruote da cambiare, i funghetti, no? Quelle conchiglie che sono di plastica le hanno messe qua, in effetti. Le sospensioni, quindi da segnarsele queste cose qua. Vuoi comprarti la Watts? Me la vuoi vendere accessoriata? Bene, lascia stare il portapacchi, lascia stare anche le gomme Terminator, perché è inutile avere tutti questi accessori, non ti servono una beata minchia quando la macchina poi si rompe negli accessori che sono di più grande importanza, hanno più valore che non un portapacchi, capito? È inutile comprarsi un portapacchi quando hai il gear che non ti va, o
mettersi le ruote dentate quando il gear non ti va, ripeto, però era per sottolineare, o i funghetti che non vanno, e le sospensioni, anche queste, fuck it, anche queste qua sono da fare, e c'è chi gli si è panata subito la frizione, e l'altro là, come si chiama, il tubo idraulico, anche quello è una cosa che dovrebbe fare parte degli accessori che devono essere sostituiti già subito se uno vuole avere la spesa che deve sostenere, e non quei gadget che non ti servono a una beata sega, se non che farti vedere che c'hai una macchina Terminator che invece è terminata. Hai capito? Ecco, la revisione di tutte le guarnizioni, queste, tutte le guarnizioni sono tutte da, queste sono le cose che devono essere fatte. Ma chi te le fa? Asciano? Ma quando mai? No, tutte queste qua, queste sono le guarnizioni che devono essere, vedi che da lì passa l'acqua? Vedi? Queste sono le guarnizioni che devono essere fatte. Guarda. E lì io gli ho spruzzato il WD-40. E sembra che abbia fatto la sua parte. Adesso è già da un po' che non lo metto, però ha fatto la sua parte. Un'altra cosa che è da fare è cambiare subito, al momento dell'acquisto, i tergicristalli, perché quelli che ci sono sono montati, sono della Watts, alla Watts, capito? Insomma, qualsiasi cosa che viene montato dalla Watts è destinato a cadere. A parte questo, capito? Il metallo così, questa roba qua interna, però quello che la tiene unita, questi qua sono tutti da risistemare. Controllare che le luci abbiano la loro funzione e non che si staccano praticamente il giorno dopo che avevo acquistato l'auto, il giorno dopo la luce non funzionava, adesso funziona. E quella là non lo so, insomma, ecco, questi sono comunque i gadget che sono da sistemare, ma quando tu vai a, per esempio, a comprarti la macchina e ti danno la macchina senza piccolezze, è vero, però le piccolezze fanno. Quando tu compri la macchina e ti danno la macchina senza nemmeno il liquido tergicristalli dentro, capisci che c'è qualche cosa di fondo che non funziona? Hai capito? Cioè, è una minchiata, è vero, il l'acqua, il liquido non costa niente, ma non è quello il discorso. Il discorso è quello del ti vendo una macchina, me la paghi, allora ti do un servizio. No? E ti metto questo e te la preparo. Non è che me la porti a lavare, ma che me la lavi a fare? Se tanto dopo se tanto dopo la prima cosa che si era rotta era questa qua. Ma proprio dico, ok, siccome la macchina te la danno senza benzina, vado a metterla a benzina. Prima cosa che mi era rimasta in mano, questo. Questo. Capito? Insomma, ecco, un'altra cosa importante, i sedili, la saldatura dei sedili. A parte questo ferro qua che viene fuori, fa un male questo qui, adesso bisogna schiacciarlo dentro, no? Questo ferretto qui, un ago praticamente, che a volte ti si punta qua così, a volte ti si punta qua proprio nella gamba, capito? Guardalo di qua che esce. Lo vedi? Guarda i tappetini, guarda, questo qui l'ho lasciato, tanto non è che, però è inchiodato, cioè l'abbiamo avvitato dentro, però guarda com'è messo, e questo qui va ancora benissimo, per questo che l'ho lasciato, ma tu dovevi vedere il mio, infatti l'ho dovuto togliere, e adesso siccome l'ho ordinato, che non ce l'avevano in casa, allora l'ho ordinato uno
che lo andrò a ritirare, penso il, non so, quando mi chiamano lo vado a prendere, non c'è fretta. Hai capito? Questi sono i lavori. Ecco, i sedili. Il sedile, lasciamo stare l'airbag, ma cazzo, quantomeno il sedile. Il sedile qua, se fai una frenata e urti contro qualcuno, non è come quei video che vi fanno vedere che la macchina sfrena e si impenna così. No, non è così. Questo sedile qua, se tu batti contro qualcosa, ti fa da catapulta, si strappa totalmente, si strappa, perché il ferro è cipetone, è no value, capito? L'ho fatto soldare 3 volte. Adesso con la terza, sembra che tenga, però se tu urti, si dissalda, si spacca, hai capito? Non voglio neanche pensarci. A parte che in ogni caso non è una macchina per fare le corse, no? È inutile che la tiri ai 100 all'ora, già ti consuma il gas russo. E quindi non è una macchina per andare veloce, insomma, è una macchina che tu prendi per girare in totale tranquillità, come la Vespa, non è che la prendi per... Dove cazzo vai? Giri normale, no? Un'altra cosa è anche... Guarda dov'è, non so se rendo l'idea, lo vedi dov'è? Ecco. Guarda i buchi dove era prima. Hai capito? Cioè tu praticamente per vedere dovevi spostarti così. Guarda dove era messo. Cioè guarda che c'è una bella differenza, eh? Sono 10 centimetri di differenza. No? E ancora qui va abbastanza bene perché tanto ho la videocam, no, qua è la dashcam. Ma sarebbe ancora meglio metterlo ancora un pochettino più in qua. Però qui è ok, anche perché ho messo questo che è più grande, se no lo specchietto rimane più piccolino. Ecco, in ogni caso, ecco, questi qua sono i piccoli lavori. Vuoi comprare la Watts? Allora devi fargli fare questi lavori. Diglielo. Vuoi che te la compro? Fammi questi lavori, se no tientela, vai a fanculo. Cioè, prendetela tu, guidatela tu. Conta palle di personaggi proprio. E cos'altro? E siete nient'altro. Ah, un'altra cosa che vi conviene fare se la comprate è necessaria proprio i tappetini di gomma. Io quelli ho cambiati perché gli altri un anno e mezzo si sfasciano. E in più, se li prendete anche questo qua che vi funziona anche da sacchettino. Cioè da sacchetto, da cassetto, sacchetto, cassetto, li vuoi quei kiwi? Vi funziona anche da cassettino, da portaoggetti, capito? Sia un tappetino di gomma che l'altro dall'altra parte, è chiaro. Uno va insieme all'altro. Questi sono i lavori che voi dovete fare se volete comprarvi una Watts. Lasciate stare i gadget che ve la vendono, che non servono assolutamente a nulla, ma fatevi dare la macchina con quello che una macchina deve avere, cioè almeno il minimo che funziona, il gear, i funghetti lì delle ruote, i cuscinetti, le luci che funzionano, le luci LED, le luci LED, perché queste qua si arrugginiscono subito. Il clacson l'ho cambiato dopo un anno, si era ossidato, non funzionava più. Minchia, ma quante! Mi vengono così in mente i fanalini davanti, anche quelli si ossidano e non funzionano più. E cos'altro ancora? Lasciamo perdere la vernice, lasciamo perdere quella e i punti di ruggine che vengono fuori, perché lì sarebbe un altro discorso a vuoto. Le guarnizioni, tanto quanto per non avere l'acqua che ti entra dentro. Ecco, queste sono le cose che uno dovrebbe farsi avere in quanto auto al servizio,
Niente di che, se no ti ritrovi che devi, oltre i soldi che hai già speso, devi spendere anche gli altri. Almeno così invece spendi i soldi, ma cazzo, ma fammi già il lavoro prima, mettimela in condizione che la macchina funziona. E non che ne spendo 25 e che dopo devo spenderne altri 3, 4, perché in Italia mica te la regalano la roba. Se vai dal meccanico a fargli fare un lavoro, guarda, 3 anni adesso che ce l'ho, però le sospensioni le devo far fare. E le devo far fare. E quelle costano, però qua mi costano comunque meno che non nel bel paese. Client, cos'altro? Non so, non mi viene in mente altro. Ah, ecco il gear, tu ti devi mettere nella condizione che se tu ti compri, che sia una Patriot, un Hunter, una Bucanca, il gear non ti funzionerà. Se la metti in condizione d'uso, il gear non ti funziona. Sì, fino a quando ti devi fare la tua l'insalatina, la tua salitina te la fa, no? Ma se la metti in condizioni come ho già postato in un video, la macchina non ti fa. Ma non sono io il solo. Ci sono altri che hanno comprato la Hunter e hanno riscontrato lo stesso problema. Chi ha comprato il Bucanca come la mia ha incontrato lo stesso problema. Ora, per chi guarda questo video e dice: "Oh, mio padre aveva il Bucanca, non ha mai avuto nessun problema." Peace and love, sono d'accordo. Però lui l'ha comprata prima di questi anni, prima del 2006. Dopo il 2006 c'è stato il default, no? Nel senso che le macchine sono state costruite alla Watts e via. E via, questo è quanto. Cos'altro mi viene da dire? Non me lo ricordo più. Non mi ricordo più. Di dietro ultimamente ci vado proprio poco. Vedete che ho rimesso i seggiolini, le sedie, e ho tutti i sacchi con dentro i miei, come si chiamano? Le coperte e quant'altro. E quindi perché non ho il garage, fuck it. Non avendo il garage, non so dove mettere la roba, me la tocca portare. Tocca portarmela di dietro. Una cosa importante, ecco, è quello dell'impianto a gas. Se mettete l'impianto a gas, io l'avevo messo prima all'interno, poi non mi funzionava, cioè funzionava ma consumava tantissimo. Allora l'ho fatto togliere perché su consiglio di un meccanico mi ha detto: "È inutile, bla bla bla." Poi invece parlando con la Tarmot mi dice: "Ma no, si può fare." Ok, allora facciamolo. Quindi ho rimesso di nuovo l'impianto a gas e l'ho messo sempre all'interno, però dopo ho visto che mi portavo dietro tutto il vano di dietro, era giusto per l'impianto a gas. Allora l'ho rifatto togliere, ho rimesso quello, ho tolto la ruota di scorta, l'ho messa, no, insomma. E quindi se devi mettere l'impianto a gas lo devi per forza mettere al posto della ruota di scorta, e poi la ruota di scorta o te la metti come ho fatto io, che l'ho messa, non so se si vede, l'ho lasciata lì per il momento, però è legata e quindi va bene, non dà fastidio. Oppure te la devi mettere alla ruota, alla porta. Per metterla alla porta devi cambiare il parafango. Per cambiare il parafango non è che ti vendono un parafango solo, devi comprare anche quello di fronte, uno e uno l'altro. Però ti cambia il look dell'auto. E quindi hai un parafango, quindi un pezzo in più di dietro, no? E già la macchina è abbastanza, non è enorme,
No, però ha già la sua dimensione se ti trovi in città. Se poi dipende anche dall'uso che uno ne fa. Ecco come è stata pensata la Watts di oggi. Che uso ne fai? Visto che arriva in Europa il personaggio che se la compra, il fuoristrada che fa è relativo, capito? Difatti, appena ne fai uno, ti ritrovi nel fango, no? Nel senso che non va più avanti la macchina. E quindi è stata pensata un po' come la Hummer, no? Che vendono per il pubblico, che non è come quella antimine dell'esercito, no? Insomma, eccetera. E cos'altro? Non so, non mi viene in mente altro. Niente, come viene da dire per quanto riguarda la gomma. Anche questa qua, per esempio, si è rotta. No, tira il freno oggi, tira il freno domani. Se la gomma costa poco, è facile che si rompa. Cos'altro? La Vespa e la Watts si possono incontrare per il fatto che ogni tanto il tuo giro in Vespa lo devi fare. È la stessa cosa con la Watts. Ogni tanto il tuo giro nella Watts, seduto, no? Tac. E giri, apri il deflettore, cosa che è inesistente in tutte le altre auto. Prima di comprarla dovete farvi un giro, insomma. Non so se adesso ve lo faranno fare, ma considerando che è probabile che si guarderanno i miei video. Sì, magari se li guardano di nascosto, capito? Per sentire che cosa gli dico. Rumente! E allora niente, fatemela provare. Io quando l'ho provata, lo so, mi sto ripetendo, ma quando andai ad Asciano e la provai, feci 2 metri ad andare avanti e 1 metro a tornare indietro perché non avevo le misure. Hai capito? Così l'ho provata. Non è che ti fanno fare un giro, che hanno un percorso per il quale tu possa fare un giro. Magari adesso se lo trovano, dopo che no, dopo che vedono. Oppure diranno: "Ah, oh, è un bugiardo". Ecco, in ogni caso provatela, la dovete provare perché, come ho già raccontato, le posizioni dei pedali sono abbastanza tricky e se voi abitate in città e la usate in città, dovete essere pronti nei riflessi perché appunto il piede da moderno, da normale, da posizione neutra, lo devi alzare, capito? Di almeno 15 centimetri per accedere alla frizione e il freno non ce l'hai subito lì, vedi dov'è l'acceleratore e dov'è il freno, quindi vuol dire che devi mollare, alzare e schiacciare il freno. Hai capito? Hai capito? E quindi insomma, e quindi la devi provare. Poi l'esperienza te la fai guidando. E poi è simpatico. Alzare la macchina, non è tanto quanto, perché già salire così è già abbastanza altina. E se la alzi ancora di più, così è un'altezza che va bene, ti permette di andare dove vuoi. Non è necessario di alzarla, però è importante cambiargli le sospensioni. Questa è una cosa importante, perché queste sono veramente dure, e cioè no, fuck, le senti proprio. E le senti proprio, e poi, come ho detto,
un altro utente gli si è proprio abbassata, gli si è proprio seduta di dietro. E quindi devo cambiare. Perché anche questa qua ha il suo tempo contato. Poi tutto il resto, sai, uno se la mette poi come vuole, no? Uno se la mette poi come vuole, se la sistema un po' come vuole lui. Non vedo l'ora di sistemare quel cassettino che ho preso qua il gancio, no? Adesso vediamo come uscirà fuori. Io non sono capace di montarmelo, ma lo monterà il meccanico, non c'è problema. Non ho di questa vanità, me lo sono montato io, non me ne frega proprio nulla. E quindi se me lo monta e sono contento così. E niente, dovrei andare a comprare questo bazooka da mettergli, da spalmarglielo sopra, così almeno mi dà questa ulteriore protezione. Conviene continuare a proteggerla per quanto possa essere possibile, poi per quanto possa essere fattibile non lo so, però almeno per adesso tanti punti si sono fermati lì, altri ne sono venuti fuori. E la barba la devo fare, cazzo c'entra, niente, cos'altro? Ma questo affare qua mi sono quasi stancato di vederlo, sai, mi sa che lo toglierò, penso proprio così, che lo toglierò, lo tolgo, magari ne metto un altro di un altro colore, non so, magari metto quelle lucine che ho, quei led che non li uso mai, in realtà ce l'ho dietro ma non li uso mai, ma perché, anche perché la sto usando poco, nel senso che adesso vivendo qua non sto girando molto, forse a settembre, ottobre, vediamo un po' come buttano le cose. E that's it, insomma. Ah, ecco, un'altra cosa importante è la tanica della benzina. Io non ho ancora avuto nessun problema, però la tanica della benzina sarebbe meglio farla rivestire, perché tirando su le pietre, questa qua, tac, tac, capito? Batte. E quindi sarebbe meglio farla rivestire, perché tu devi pensare che la Watts è costruita tutta nel risparmio, tutta nel risparmio, a un prezzo che si fa notare, che si fa sentire, e quindi loro ci guadagnano e tu spendi. E i danni poi si fanno sentire già sulla spesa che hai già pagato. Ma oramai che ce l'hai la macchina, che fai? Sono tanti tedeschi che si sono fatti prendere dalla mano, vai Watts, però adesso le stanno vendendo. Ma era da aspettarsela questa, nel senso che in diversi se la sono messa, no? Se la sono un po', come dire, camperizzata, e adesso cercano di venderla con i lavori che hanno fatto. Non so, non mi viene altro. Ecco, ogni tanto, in ogni caso, il giro nella Watts ce lo devi fare. È come con la Vespa, devi sentire il motore, no? L'aria. E qui la stessa cosa. Se sei in due, tirando via i sedili, e ci metti un materasso, ti prepari la tua cucinetta con la griglia di fuori, sei a posto. Se sei in tre, è già un po' un casino.
a meno che non ti metti il portapacchi con la tenda di sopra. Allora lì cambia tutta l'immagine. O meglio ancora, ti prendi una roulotte, ti attacchi la tua bella roulotte, no? C'è questa qui, la Happy Camper, fantastica. C'è anche del colore della Watts, l'attacchi di dietro e hai la tua casettina con il tuo piccolo van e sei a posto. Ma mi ripeto, metterci il camper dentro è un po' molto limitato, però c'è chi lo fa e vedo una coppia di tedeschi che stanno girando in Albania adesso e vivono benissimo, vivono benissimo con tutto il loro ambaradan dentro, no? Però il bagno dove cazzo lo metti? That's all, folks. Visto come si chiude bene adesso? Ma che vuoi? Ultimamente.